Ciao a tutti, qui Superlupin 777 ed eccoci qui in questa nuova lotta Wi-Fi. Siamo ancora contro Carlo, un mio iscritto che già ho sfidato in passato e non mi sono accorto che stava usando lo stesso team della lotta che già ho registrato, quindi è stata una strana sorpresa vederlo dopo. Comunque sia, non c'è nessuno nel mio team che già non conosciate, quindi Duskops, Miltank, Cincino, Pinsir, The Shape, quindi il Pinsir Shiny, quello che uso sempre ora, Slowking e il mio iDragon. Quindi andiamo subito con la lotta. Come sempre, cercate di indovinare da questa schermata chi sarà il mio Pokémon peggiore durante la lotta. Parte la sfida con Carlo. Allora, io decido di iniziare con Dusclops, come sono solito fare, perché è un buon difensore sia fisico che speciale, quindi vado sul sicuro in genere. E lui inizia col suo Umbreon che proprio avevo cancellato dalla mente, ma Umbreon è uno dei miei Pokémon preferiti, quindi me lo sono ricordato a fine della partita, di aver già combattuto appunto contro di lui. Mi piace veramente un sacco. Comunque vado subito per Inibitore perché non sapevo appunto per cosa sarebbe andato e gli blocco Stordiraggio, al che lui cambia Pokémon. Cambia Pokémon e va nel suo Stalobor. Ok, comunque Excadrill che ha Rompiforma. E io cambio in Miltank, che è il mio difensore fisico, supporto, ormai penso che lo conosciate dagli scorsi episodi. Va per un danza spada e questa è una cosa un po' rognosa, ma non più di tanto. Quindi io vado per un terremoto che gli fa dei discreti danni perché l'attacco di Miltank non è da niente, è abbastanza elevato. E ora, prevedendo un terremoto, cambio nel mio Cerbero, nel mio iDragon. Ma mi sono dimenticato di Rompiforma, Rompiforma che blocca le abilità che bloccano le mosse e Levitazione è contata come questa in quanto blocca le mosse di tipo terra, quindi mi becco un terremoto in faccia e il nostro Cerbero lascia il campo di battaglia, quindi mando Cincino. Cincino che ha tutte mosse non molto efficaci su di lui, tranne Semitraglia che dovrebbe fare danno neutro e quindi 5 colpi sono più che sufficienti a mandarlo KO, forse addirittura con 3 lo mando, vediamo. No, 4. 4 colpi comunque e il nostro Excadrill lascia il campo di battaglia. Quindi lui decide di mandare il suo Umbreon, se non sbaglio, sì, Lunar. Lunar che, come il nome suggerisce, conosce Lunar Danza. Ora, guardate quanto un Bitorzolelmo può far male. Ed è per questo che io sono solito usarlo sui miei difensori fisici. Guardate, spazza sberla, continua a prendere danno ad ogni colpo dal Bitorzolelmo e da quasi full vita arrivo adesso a vita arancione, ora a vita quasi rossa e col quinto colpo sono a vita rossa, sembro sopravvivere quindi alla mia autodistruzione, ma l'assorbisfera mi autodistrugge del tutto, quindi non ha fatto niente questo turno e io mi sono suicidato in pratica. Potevo andare per una mossa tipo caduta massi che non fa contatto fisico se non sbaglio, ma sono stato sciocco a non pensarci, anzi forse non sapevo proprio che lui avesse il Bitorzolelmo, quindi non è stata neanche colpa mia. Avrei potuto fare privazione. Vabbè, comunque sia, lui manda il suo Lunar e io volevo bloccargli il suo Luce Lunare, per questo ho mandato Dusclops. E non sapevo proprio come buttargli giù questo Lunar senza bloccargli Luce Lunare, quindi era indispensabile riuscire a farlo. Mi colpisco da solo perché sono sempre molto fortunato con la confusione, ormai lo sapete, già anche dalla scorsa lotta, e lui manda Cincino che, prevedendo Ombra Notturna, penso, e su cui appunto non è efficace, quindi lui cambia Pokémon, forse prevedendo Fuoco Fatuo me l'avrebbe fatto rimbalzare in faccia per via di sincronismo, ma io questo l'avevo sospettato, non preveduto, e cambio nel mio Miltank. Cambio nel mio Miltank e uso Terremoto che fa un pochino di danno a questo Umbreon. Questo Umbreon che mi usa Tossina, probabilmente non sapendo che io conosco Rintoccasana, ma al turno successivo lo va a scoprire. Infatti io vado per Rintoccasana e una campana ha suonato, incredibile, mi ricuro dall'avvelenamento. E sono quasi full vita, lui non può farmi niente se non stordirmi. Stordirmi, ma questa cosa non mi importa più di tanto. Non volevo rischiare di andare per corpo scontro e quindi rimanere paralizzato anch'io nel caso avessi ottenuto la paralisi. Cambio nel mio Brush perché volevo appunto bloccargli questa benedetta luce lunare. Lui va per Tossina, Tossina su Brush è stato
da un certo punto di vista una cosa utile ai fini della battaglia, perché? Perché essendo io adesso avvelenato, il suo sincronismo non mi avrebbe più rotto le scatole. Quindi sarei potuto andare liberamente per fuoco fatuo. E così faccio. Vado per fuoco fatuo, ma questa volta non mi colpisco da solo, quindi incredibile, è la prima volta che succede questa cosa. Sincronismo, vedete, fallisce. Io prendo un po' di danno da avvelenamento. Ora, se non sbaglio, il suo Umbreon sarebbe andato per luce lunare, appunto, per cercare di tornare full vita. Io questo lo sapevo e quindi era la mia grande occasione per riuscire a bloccargli la sua mossa con cui ricaricava la vita. Per mia fortuna guarisco anche dalla confusione. L'unica fortuna che ho è appunto che guarisco presto dalla confusione in genere. Però quando c'è da attaccare non attacco quasi mai. Comunque, gli ho bloccato la sua mossa finalmente. Lui usa Stordiraggio. Vuole darmi proprio fastidio il suo Umbreon, dovrò farne uno così, cioè non così, ma dovrò farmi un Umbreon perché l'ho sempre desiderato, ce n'è uno al 100 ma non è competitivo, l'avevo fatto qualche anno fa tipo su Pokémon Perla. Comunque vado per un mal comune per cercare di guadagnare qualche PS perché il veleno mi stava portando lentamente giù, lui ne prende qualche altro danno dalla scottatura. E io cambio Pokémon, cambio Pokémon e vado in The Shape, il mio Pinsir, perché sapevo che non mi avrebbe potuto fare niente, al massimo una ripicca, ma ripicca da scottato non avrebbe fatto niente al mio Pinsir. Comunque va per protezione, quindi mi va meglio del previsto, uso Tempestretta, e Tempestretta, stavolta finalmente posso usare The Shape come voglio, e Tempestretta riesce a mandare KO il suo Lunar, prendo un po' di danno da Bitorzo Lelmo, ma non è l'unica cosa che prendo perché prendo anche un boost in attacco per via di arroganza. E quindi ora abbiamo un Pinsir con attacco più 1 che è devastante. Arriva Cincino che non avrei mai outspeedato da Pinsir normale, ma da Mega Pinsir, se non sbaglio, hanno la stessa velocità base. Quindi, essendo io un Pinsir allegro con massimi EV in velocità, avevo buone probabilità di essere più veloce di Cincino. O al mal che vada, ero. Ma che fosse andata, sarei stato appunto uguale a lui in velocità. Manda Azumarill. Cincino è stato shottato da Tempestretta violentemente. E Azumarill fa la stessa fine col ritorno. Ed è proprio questo il modo in cui volevo usare Pinsir nelle scorse battaglie, ma per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito ad usare. Manda il suo Rotom Lavatrice che ha una buona difesa, infatti riesce a resistere a un ritorno stabbato con attacco più 1 di Mega Pinsir, che è veramente una cosa assurda, ma manca il fuoco fatuo, qua sono un po' dispiaciuto per lui sinceramente, ma contento per il mio Pinsir che si può riscattare, manda in campo Charizard, attenzione Charizard, se non sbaglio, da Mega Evoluto è più veloce di statistica base rispetto a Mega Pinsir. Non ne sono sicurissimo. Comunque, è un Mega Charizard Y, ha siccità e tutto, ma non è full velocità. E io riesco ad outspeedarlo tranquillamente e mandarlo KO con un solo ritorno. Quindi è un mini sweep di Pinsir, finalmente l'ho usato come volevo. E il Pokémon peggiore di questa lotta è stato Hydreigon perché è entrato ed è stato shottato brutalmente dal terremoto di Excadrill. Quindi, se questa lotta vi è piaciuta, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo con un'altra lotta giovedì e domani con Poké Tuesday. Ciao ciao!